un governo quindi che predica, fa grandi prediche, ma di fatto si genuflette di fronte alle banche, di fronte alle industrie belliche, perché lì gli investimenti ci sono. Qui abbiamo avuto un governo che ha continuato a litigare sul terzo mandato e a dividersi. Noi vorremmo invece che il nostro governo si concentrasse per prevenire ed evitare la terza guerra mondiale, che ormai è alle porte, perché attenzione, una strategia militare che si è rivelata completamente fallimentare, adesso sta portando a un'escalation che noi avevamo previsto, avevamo denunciato, era per questo che era necessario investire invece sforzi diplomatici nel cercare comunque un dialogo, per quanto difficile, quindi un negoziato di pace. Non si è investito in questa direzione, con pervicacia e pertinacia se invece si sta inseguendo questa strategia non si vuole ammettere il fallimento che è sotto i nostri occhi, e adesso addirittura il rischio è del terzo conflitto mondiale. Ci è stato detto che sarebbe crollata l'economia russa, ci è stato detto che sarebbe rimasta la Russia isolata nel mondo, ci è stato detto che c'erano dei colpi di Stato in corso, che Putin di lì a poco ci sarebbe stato un cambio di regime. Vi ricordate, cari cittadini, avete sentito tutto questo? Non è successo nulla di tutto questo. Noi eravamo tre pochi a dire, non perché siamo profondi conoscitori della realtà russa, certo studiamo, certo leggiamo, approfondiamo, abbiamo anche adesso un'esperienza di governo, io ho fatto per due volte il Presidente del Consiglio, quindi abbiamo avuto vari incontri. Dal nostro punto di vista abbiamo detto, forse stiamo sbagliando strategia. Questa militare di ottenere una vittoria sulla Russia è assolutamente improbabile, conoscendo il patrimonio militare, l'arsenale nucleare della Russia. Nessuno ci ha voluto ascoltare. Oggi quegli stessi che hanno spinto in questa direzione hanno difficoltà ad ammettere il fallimento di questa strategia.